Io credo che dobbiamo liberarci di questa situazione assurda che riguarda la facoltà di medicina, le facoltà di medicina. I giovani in Italia non possono iscriversi a medicina se non dopo i quiz, i test, a volte demenziali. È una cosa sconvolgente. Credo che abbiamo in questo momento, contemporaneamente, una carenza drammatica di personale medico e 10.000 giovani italiani che vanno a frequentare le facoltà di medicina all'estero perché magari non hanno risolto un quiz, due quiz e pippe varie. È una cosa sconcertante, è totalmente irrazionale, demenziale. Bisogna aprire la facoltà di medicina. Io so bene che quando diciamo questo, poniamo anche problemi, ci sono problemi di spazi, di adeguamento degli ambienti, quello che si vuole. Ma tenete conto che se partiamo oggi i giovani laureati li avremo fra 6 anni e quelli specializzati ancora anni dopo. Se non partiamo da oggi noi avremo veramente situazioni drammatiche. Quindi io credo che dobbiamo aprire, altro che numero chiuso. Credo di aver sentito da qualche parte che il Ministero della Salute vuole ampliare il numero, io sono per aprirlo, questo numero, per gli iscritti alla facoltà di medicina. Poi ci sarà, come ovvio, una selezione magari dopo un anno, 2 anni, ma questo dipenderà dalla capacità dei singoli iscritti. Ma cerchiamo di promuovere nuove forze, perché davvero non si riescono a fare più neanche i turni nei pronto soccorsi.